si è inaugurata oggi al Fano Center e rimarrà in allestimento fino domenica 22 ottobre la mostra Spazio ai Sogni, allestita in occasione della settimana internazionale dedicata allo spazio interstellare. Ospite d'onore Paolo Nespoli, l'astronauta che per ben 3 volte ha viaggiato in orbita attorno alla Terra. La mostra, curata da Emanuele Cambiotti, presenta la riproduzione del sistema solare in grandi dimensioni, con un effetto spettacolare ma anche didattico sorprendente. E in più presenta, oggetto di laboratori, alcuni reperti di grande interesse scientifico, come la polvere lunare, un meteorita caduta sulla Terra e oltre alla biografia originale di Armstrong, il primo uomo a mettere un piede sulla Luna, e anche altro. Paolo Nespoli, nella mattinata, ha incontrato al Palasport Allende anche gli studenti delle scuole medie di Fano, ai quali ha raccontato la sua meravigliosa avventura e ha risposto alle loro domande. A parere mio, l'astronauta oggi è un lavoratore spaziale. Io mi amo definirmi un metalmeccanico spaziale, perché in effetti quando sono su mi sembra di essere una fabbrica dove le agenzie cercano di utilizzarti nel modo migliore possibile per ottenere il meglio. Di fatto comunque essere astronauta oggi vuol dire sfidare l'ignoto, essere pronti a mettersi in gioco, cercare di credere che le cose si possano fare, cercare di capire quali siano i propri sogni e soprattutto svegliarsi e darsi da fare per farli. 3 missioni nello spazio, si andrà avanti ancora così per ulteriori conquiste dopo quello che è stato fatto? L'esplorazione della Luna, siamo rimasti in orbita bassa terrestre, cioè non lontano dalla Terra sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ora si ricomincia a tornare nello spazio un pochettino più profondo, per noi molto profondo, la Luna è lontano, non è vicino, ma per distanze astronomiche è veramente dietro l'angolo e dovremmo continuare l'esplorazione per andare su Marte, andare su Giove, sicuramente su alcuni di questi pianeti non potremmo vivere perché siamo stati creati per vivere sulla Terra. Già su Marte sarebbe difficile, però sicuramente il nostro destino futuro è quello di esplorare, di conoscere. All'inaugurazione della mostra non sono mancati il direttore del Fano Center Marco Stampatori, il sindaco Massimo Seri con l'assessore alla cultura Cora Fattori e la presidente della Confcommercio Barbara Marcolini. Vogliamo che il centro commerciale offra un contenuto, non è più un contenitore ma un contenuto, e quindi ci divertiamo un po' ad offrire ai nostri clienti, alla comunità, a chi vuole, un contenuto che possa comunque generare un valore, sia esso culturale che sociale. Non sono piccoli planisferi, ma sono gigantesche riproduzioni dei pianeti, il curatore della mostra. Una mostra di valore didattico, soprattutto per così illustrare il sistema solare, ma anche 2 laboratori di grande importanza. Sì, il laboratorio dove si osserverà la regolite lunare a microscopio, e sarà un momento abbastanza singolare, e in più all'interno della mostra troverete tutti i reperti originali del programma Apollo, e oltre che un'autobiografia originale di Neil Armstrong, che attualmente risulta essere un pezzo unico al mondo, e quindi se lo vorrete vedere dovrete venire qua al Fano Center all'interno della mostra L'uomo sulla Luna.